Buongiorno a tutti ragazzi, qua Albi che parla come sempre, sono tornato qua oggi con un nuovo video, di nuovo Master Ball League. Non perdiamo molto tempo, vi faccio vedere il team con il quale andrò a giocare e ci becchiamo in partita. Ragazzi, vi interrompo un attimo la visione del video per ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non lo foste, perché è una cosa che assolutamente a voi non costa nulla, quindi per piacere fatelo, se vi va intanto potete ripensarci. E tra l'altro vi ricordo anche che da pochissimo sono attive anche gli abbonamenti al canale, super chat, super grazie, super chat più che altro per quando poi saremo in live. E se vi va appunto di supportarmi anche in maniera economica effettivamente e aiutarmi a far salire un attimino il livello qualitativo del canale, magari con nuovo microfono, nuova webcam, perché adesso sto usando un vecchio telefono, e potete farlo tranquillamente, costa 3 euro. Se vi va, se no semplicemente una bella iscrizione è sicuramente gradita. Allora, il team è questo qua. Aspettate un attimo, il team è questo qua. Ho provato a farlo io, spread un po' a caso sinceramente, ho messo quelle che mi consigliava in automatico showdown, e tra l'altro c'è qualcosina che non va perché non sono riuscito a mettere la tera che volevo io sull'Andorus, ma andiamo comunque a provare a giocarlo. E forse se non sbaglio c'è anche qualche mossa sbagliata di Ogrepol, ma noi lo proviamo lo stesso ragazzi. Vediamo come va. Allora, il team del nostro avversario è questo. Io vediamo un attimino come uscire, perché water è un po' perché c'è il nostro amico con assorbi acqua. Però io potrei fare proprio la persona ignorante, uscire di Tornadus Sunny Day, o uscire CU Ogrepon Follow Me. Ce l'ho, vero? Perché ho, come vedete, ho Terascoppio, che è inutile, avevo sbagliato a metterlo, mi sono dimenticato di toglierlo, ma io lo voglio giocare così, giochiamolo così, non importa. E poi direi che ci possiamo portare dietro un buon Irons e Lando. Vediamo, non mi sono sentito di portare dietro il fantastico Tornadus, ma vediamo. Ok, lui esce con Articuno e Irons, noi usciamo così, e direi che un buonissimo follow me non ce lo toglie nessuno. Ok, carica qua. Ok, allora tra l'altro carica qua. Vabbè, Terra Flying, io sono qua. Si può fare così, un buon teravolante per reggere, e facciamo una heat wave o andiamo di nero pulsar. Lui che ha dietro? Allora, facciamo così e follow me. Voglio andargli a far danni e togliermi la debolezza, assolutamente. L'unica cosa ci ho pensato adesso, davanti c'è un Articuno io. Fare CU Terra Flying forse non era la scelta più adatta, ma ormai too late. Fake out di qua, infatti. Benissimo, Ogrepon. Ah no, aspetta, il fake out parte prima. Tra tutto non è andata malissimo. È una cosa che proprio avevo rimosso dal mio cervello. Parte prima il fake out. Parte fottutamente prima. Allora, noi siamo più veloci. Facciamo... No, perché? Sono babbo. Allora, così. E fake out sul Lens di là. Vediamo se siamo più veloci noi o lui. Io bisogno di fargli fake out, perché non voglio che me lo faccia... Che mi faccia male lui o che cosa faccia. Lui va a terrare adesso, va a terrare normale, ma intanto un bello schiaffo te lo prendi lo stesso dal nostro amico CU. Ok, individua, va bene. Fake out non entra. E chissà, è strano sto Iron Hands. Con individua, carica quark senza assault vest. No, però carica... Mi confondo sempre tra carica quark e la cosa energetica. Ma non importa. Intanto qua tiriamo giù Arti nel culo. Vediamo con chi entra dietro lui. Ogrepon, ok. Ogrepon che comunque un po' di danni li dovrebbe prendere,
Magari facciamo così. E possiamo fare... sì, assorbi pugno. Vediamo se siamo più veloci. In teoria potremmo esserlo. Ago difesa, va benissimo. Intanto non siamo andati su Ogre Porn. Il piccolo aiutante di Babbo Natale che fa i video per adulti. Ok. Qua Iron Hands va giù. Però non sono andato su Ogre Porn, ma tirando giù il nostro amico. Andiamo di là e prendiamo danno. In teoria. Esatto. Prendiamo danno da quella merda di ago difesa. Però in teoria non siamo messi malissimo, anzi. Adesso c'è un Gudra. Che non dovrebbe darci troppi problemi. Che tra l'altro non è neanche quello di Isui. Però... No, facciamo assorbi pugni. Che di vita ne ha e ne togliamo. Ogre Pond perde un po'. Clavadigliane mi sciotta clamorosamente. Perché giustamente siamo fatti di carta velina. Scold, che non ci tocca ma ci burnerà sicuramente. Invece no, non ci ha burnato. Però abbiamo tolto una caterba di danni. Li abbiamo fatto a quel Gudra. Siamo lenti come la merda. Intanto attaccavamo già alla fine di tutti, quindi non c'era il problema. E qua qua ti dirò, non è che siamo messi così bene. Allora, io sì, direi che usiamo bello Rock Slide. E sì, dai, assorbi pugno. Con Lando siamo più veloci. Vengono giù tutti e due. Beh, partita tranquillissima. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Fortunatamente abbiamo trovato uno più scarso di noi contro. Quindi abbiamo fatto anche bella figura. E noi ci becchiamo con un prossimo video.